La vacanza è il riempimento della vacuità. Per molti la vacanza è il vuoto da riempire. La vacuità assoluta non è concepita. Dunque, la vacanza assoluta non è concepita. Eppure nel momento stesso in cui siamo spinti a riempire la vacuità della vacanza, noi concepiamo la vacanza come una liberazione. Una liberazione da cosa? Ovviamente si dice dal lavoro, dallo stress, dalla città. Basta così. Per liberazione da vacanze intendiamo il rimanere lontani, in pace, da ciò che ci impegna, se non che anche gli altri ci impegnano. E allora la vacanza è concepita anche come una vacanza dagli altri. Da tutti gli altri? No, a eccezione di quelli con cui voglio andare in vacanza. In pratica, gli altri da vacanza li scelgo se possibile. E allora il paradosso della vacanza è lo stare tra gli altri senza gli altri. La vacanza è l'altro selezionato. Il vuoto di altri non è assoluto in vacanza. In sostanza, me ne voglio stare solo in compagnia, l'ossimoro. Ecco perché durante le vacanze estive sbocciano spesso frustrazioni, irrequietezza, delusioni, fraintendimenti, litigi epocali, le attese da quegli altri che si selezionano in mezzo ai rimanenti altri che si escludono, sono tante, sono troppe. Se mi porto i miei amici con me in vacanza, se ci riempio la vacanza abitando ad esempio con loro, cosa che non faccio in città, prima o poi potrebbero verificarsi momenti di contatto nevrotico, di resa dei conti. Nella mia famiglia di origine, la vacanza estiva, attesa tutto l'anno, era il momento degli scontri epocali, dei chiarimenti, delle sceneggiate alla napoletana, ovviamente privi di conseguenze. In fondo, questo non vale solo per la mia famiglia di origine, gli stessi equilibri di potere venivano rimessi in discussione. Potere di un membro della coppia tra un membro della coppia e l'altro, potere di un genitore sui figli e dei figli sui genitori, potere dei suoceri sulle nuore e dei generi sulle suocere, insomma, tutto un rimescolamento, una chiarificazione funzionale, come in guerra, a spostare i confini del riconoscimento e dell'autostima. E questo nel campo di battaglia estivo della famiglia. Tra i gruppi di amici è diverso, ma neanche tanto. Dove si radunano tre in nome mio, diceva Gesù, lì ci sono io. Dove si radunano tre amici in nome della Dea Iris, potrebbe dire la discordia, lì potrei esserci io. Poi ogni vacanza è meravigliosa, in famiglia o tra gli amici, ma certo dopo un po' di giorni che si sta insieme e anche certi gruppi familiari o amicali sono come la testa del pesce, che dopo un po' diventa un po' maleodorante, gli attriti potrebbero non mancare a intervalli irregolari. Da cosa dipende questo stato di condizione non proprio paradisiaca della vacanza? Proprio dal fatto che ci si attende un paradiso, appunto, il paradiso ossimorico di una vacuità in convivenza. Come in vacanza si portano bagagli più o meno pesanti, ma utili, le compagnie delle vacanze potrebbero abbinare l'utilità alla pesantezza, perché il sogno di una vacanza limpida, serena, immacolata, in cui il vuoto finalmente sia una scelta e non un peso, è il sogno di tutti. Chi non ricorda i pianti ricorrenti dei figli dinanzi ai genitori, o i pianti di coppia, o i pianti risolutori tra amici a rischio di litigio, perché qualcuno non sopporta quei difetti dell'altro che in città, nella non convivenza, nella non vicinanza quotidiana, erano sopportabili. Anche in una coppia affiatata, la vicinanza forzata dell'estate, ben diversa dal menage della città e del lavoro, dove ciascuno in fondo vive la sua vita, può fare danni. Le aspettative della vacanza sono tante. Più aspettative, più rischio di delusione e nevrosi da vacanza. Si guarda al bagaglio e lo si trova pesante. Era forse meglio non portarlo, ma era utile, era necessario. Il sogno di una vacanza senza bagaglio resta. E per bagaglio si intende cinicamente quel bagaglio umano, familiare, con cui già convivi tutto l'inverno e che una parte di te
in una vera assoluta vacanza vorrebbe lasciare. In fondo la vacanza è una sfida. Si può chiedere, sono io così autonomo e autosufficiente da godermi la vacanza assoluta, il vuoto, la liberazione, almeno provvisoria dalle cose, dai legami, addirittura degli altri? E qui si parla la tua nobilitate, perché da una parte sogni il grande vuoto, l'assoluta libertà, il paradiso dell'autosufficienza. Dall'altra desideri un vuoto arredato, un deserto abitato, la vacanza con. E non solo ti porti dietro gli specchi di questo tuo benessere vacanziero, ma ti nevrotizza a intervalli regolari il fatto che questi specchi restituiscono un'immagine di te che non corrisponde al riconoscimento che vorresti. E dentro di te sai che se fossi davvero solo nel paradiso della tua vacanza, non dovresti rendere conto a nessuno, neanche di quello che sei, ma a che prezzo. Meglio l'attrito periodico, meglio la contesa davanti alle acque del mare, meglio ogni tanto il capriccio della dea discordia, il momento di nostalgia della vera solitudine da vacanza, la lotta per il riconoscimento familiare o amicale. La vacanza va riempita necessariamente con la giusta dose di passato e di zavorra.